Buongiorno a tutti, oggi guardiamo alcuni capitoli dei primi della, della Genesi eh, che sono stati scritti in ebraico. Sapete che l'ebraico e l'aramaico sono molto vicine e sono tutte e due le lingue che, che provengono eh, dalla notte dei tempi nella Mesopotamia, che era il, la culla della... Della, della storia dei popoli, eh, la culla dell'umanità ecco, eh, l'abraico e l'ebraico sono vicinissimi, hanno tans, tantissimi termini in comune, altri in assonanza e, e sono scritte nello stesso al, alfabeto. quindi va da sé che Abramo che veniva da Ur dei Caldei, in Mesopotamia, veniva di là, ecco, dalla culla della civiltà, ecco. Però vediamo questi nomi perché ci interessano molto. Allora, vedete che perché il nome il nome non si può traslitterare, ecco, e, e metterlo in un'altra lingua. Se io ho una moglie che si chiama Jennifer, eh, non posso fare la traduzione, la chiamo Jennifer, oppure se mio nonno si chiamava Walter eh, non posso eh, capire appunto il significato del nome. Però gli antichi, eh, è molto interessante, mh, davano il, il nome ai loro figli. In base a, a delle volte a delle situazioni. Ecco, vediamo Ab Adamo, ecco questo è il termine Ab adamo Adamo, ecco, che però proviene da, da una parola ebraica. Ecco Adama, ecco la vedete qua e, e vi faccio vedere che ci sono le stesse radici, vedete in rosso. C'è la stessa radice. Questa qui è il mim all'interno della parola, e invece qui è il mim, che è la stessa lettera finale. Ecco, però vedete che c'è la stessa radice, più una desinenza nel termine Adama, che vuol dire tratto dalla terra. Adama è il suolo, ecco. Infatti, Adamo è stato tratto dalla terra, vedete che Dio dà un nome ebraico ad Adamo, e, e gli dà questo nome che ha un significato: cioè, infatti, è stato Dio a plasmare l'uomo e la donna. È tratto dalla, da, dal fango, dal suolo. Ecco, vediamo Eva. <coughs> ecco. Anche Eva è un nome di persona, quindi anche qua ecco, il nome rimane così. Ecco, se io vado, non so, in Palestina, sono vissuto tanti anni o in Israele: se uno ha un nome ebraico, lo chiami col suo nome in ebraico oppure in arabo con, con i palestinesi. Allora vedete che Eva. Eh, leggiamo qua il passaggio di Genesi 3:20, l'uomo chiamò la moglie Eva perché essa fu la madre di tutti i viventi, allora anche il termine Eva è collegato a una situazione, perché Eva è la madre di tutti i viventi, allora vedete che questo qui è il nome, Hawa si dice, che vuol dire che deriva dalla, dalla radice del verbo vivere, quella che fa vivere, quella che, che genetra. E vedete che qui in rosso vi faccio vedere che anche qua c'è la stessa radice. Ecco, questo è il nome Eva, e questa invece è la radice del verbo vivere. Ecco, abbiamo visto Adama che c'è in tutta la Bibbia, ecco. e quindi sono millenni, ecco, 230 volte, lo potete vedere qua, guardate il cursore, invece rispetto a Eva eh, c'è addirittura 283 volte. Ecco. Poi vi farò capire perché faccio questa analisi filologica, si chiama l'etimologia dei nomi. Ecco cosa vuol dire il nome, ad esempio Adeodato vuol dire dato da Dio. Ecco, eh, Anche in italiano abbiamo questo, delle volte abbiamo questa, eh, questo modo ecco, di chiamare un bambino a seconda di una situazione. Adeodato erano i figli degeneri, cioè che erano stati abbandonati, poverini. Ecco. Guardiamo Caino. Ecco, allora, vedete qui Cain, Caino, ecco, dal verbo Canà, che vuol dire acquistare, acquisire. Anche in questo caso c'è 150 volte in tutta la Bibbia ebraica, tantissimo. Però, vedete che se tu chiami un bambino Cain, cioè Caino, eh, tutti capiscono che e deriva dalla radice Cana, vedete qua in rosso come avevo fatto vedere prima che ci sono le stesse eh, radici e infatti c'è una contingenza, infatti dice Adamo si unì a Eva sua moglie la quale concepì e partorì Caino e disse ho acquistato un uomo dal Signore, vedete c'era la la, la contingenza del parto e Eva dice l'ho acquistato per il Signore o dal Signore da come si vuole tradurre ecco però il nome era cain cioè caino ecco vi, vi faccio vedere il verbo alla prima persona singolare del perfetto del verbo acquistare vedete questo qua vedete che ci sono le stesse radici il caf che è questo, il nun, e poi eh, lo scherzo che avviene nel verbo che questo iud fa la parte appunto del, della hei, che leviamo qua sempre dal verbo acquisire, vedete, questa hei diventa un noyud qua, Lo fa, tutti i verbi fanno questo scherzo appunto nella coniugazione cal e al perfetto. Ecco, vedete, allora eh, chi incontrava Caino, ecco, dal suo nome capiva appunto che la madre gli aveva dato quel nome perché aveva un, acquistato un, un, un figlio da parte del Signore. Ecco, poi vediamo un altro, Enosh, ecco, vuol dire debole, infermo, dal verbo Anash. Vedete, anche qua vi faccio vedere in rosso le radici. Ecco, qui sono 52 volte in tutta la Bibbia. Però mh, qui siamo nelle generazioni ecco, di, eh, di Adamo, Enos vuol dire uomo ma anche infermo perché c'è un gioco di parole. Comunque, leggiamo il passaggio di Genesi 4.28 anche a Set nacque un figlio che egli chiamò Enos. Allora si incominciò a invocare il nome di Yahvé. Ecco e, e perché Andiamo a vedere i nomi del, di queste genealogie che alcuni non le leggono neanche, sono borsosissime dicono, ma invece sono molto interessanti. Perché? Perché i progenitoni non avevano più mh, la, la possibilità di accedere all'albero della vita, erano stati scacciati fuori. E Allora appunto anche il nome Adam, che vuol dire tratto dal suolo, vuol dire che ripa, ri, ricorda le parole di Dio, polvere sei e polvere ritornerai. Avete capito? E il nome Enosh eh, arriva dopo l'uccisione di Abele da parte di Caino. E allora come vedete qua il secondo figlio. Gli si mette questo nome che vuol dire debole e infermo, perché? Perché avevano cap capito che quel peccato, ecco, rappresentava appunto, era una, era una, con una conseguenza, appunto, del della caduta che abbiamo visto al capitolo 3 della, della Genesi, cioè quando perdono la loro dignità. Ecco, di, di figli di Dio, ecco, nasce subito il problema del peccato. Allora era successo un, 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 un omicidio, e i progenitori capiscono che l'uomo deve lottare contro il peccato e che c'è il peccato, entra il male nell'uomo. E allora Enos vuol dire l'uomo debole infermo, vuol dire che Fa fatica a, a combattere contro il male. Vi ricordate le parole di Dio a Caino? Che dice: ehm, Il male è avvacciato alla tua porta, ma tu dominalo. Ecco l'infermità e la debolezza dell'uomo è che non riesce a, a dominare il, il male, e così anche oggi, e sarà sempre così. E quindi si dice Enosh che assomiglia tantissimo al termine ish, vedete qua, qui si dice ish e qua enosh, vedete, eh, si tratta di una finezza poetica che, che ha un'assonanza, sonanza, la sentite anche voi, enosh, uomo di debole, e ish, uomo, essere umano. Ecco, infatti anche qui... Ehm, lo vediamo che è usato molto, molto dopo, siamo cinque secoli avanti Cristo, e nei Salmi, il Salmo 8.4 dice che cos'è l'uomo, nos, che cos'è l'uomo debole e, <coughs> e infermo, che tu te ne ricordi, ecco, il figlio d'uomo perché tu te ne prenda curo. E nella prima volta si dice uomo però enosh che vuol dire uomo ma appunto eh, debole ecco eh, infermo ecco e poi si invece nel parallelismo vedete che questi termini enosh nel parallelismo eh, combina con figlio d'uomo vedete e questa è la poesia, ecco c'è un, uno schema poetico dove ci sono i sinonimi. Però vedete che mh, il salmista, l'Orante, che ha scritto questo salmo, dice: Ma mh, cosa te ne fai tu di questo uomo così debole che non sa dominare il male? E, e te ne prendi cura. Ecco, è molto bello. Però vedete che anche qui. Eh, pensate, un bambino che si chiama Enos e il suo nome ci, ci dice qualcosa È come se parlasse il bambino solo quando lo chiamano, quando, quando evocano il suo nome. Ecco. e Poi invece dall'altra dall parte, dalla, questa era la discendenza dei progenitori Adamo ed Emo. Dopo c'è la discendenza di, di Caino. Che qui ci sono dei nomi in ebraico anche qua. Metushalea, <ride> Metushael. Ecco scusate, ho sbagliato, ma vuol dire morti nello Sheol. <ride> ecco, mentre i progenitori e i loro figli pensavano appunto a, a, a al problema del peccato, ecco per cui l'uomo è infermo e debole, come abbiamo detto, invece dall'altra parte nella eh, generazione, nelle famiglie di Caino, si ricorda solo il fatto che si moriva nello Sheol. Che cos'è lo, lo Sheol? <clears throat> A quel tempo non c'era il paradiso, l'inferno, il purgatorio, stiamo attenti, c'era lo Sheol. È solo con Cristo che si aprono i cieli e si apre la dimora eterna di Dio celeste. E prima c'era lo Sheol, come era per i pagani. Ad esempio, sapete che i filosofi ragionavano molto sul senso della vita, se poi tutto finiva e non riuscivano a capire il senso della vita. E qui succede la stessa cosa anche... A, a, tutto, a tutti gli uomini fino a Cristo. C'era questa eh, incognita dello Sheol che era come l'ade, gli inferi dei, dei greci, cioè si diventava polvere e non, e non, e non, si, non si esisteva più, non, non, esiste, non esisteva più nulla. Come capita a un filo eh, di erba ecco, che sec secca e poi si degrada e non, è più, non esiste più. Era una prospettiva agghiacciante. Ecco. Quindi vedete questo bimbo, Metuschal, eh, vuol dire, morto nello spenolo, vuol dire è morti nello sheol. Eh, vi faccio vedere. È un nome composto, sarebbe ma, Metu es, e Sha'al. È chiaro che i, i nomi sono un po' contratti, come anche i nostri di oggi, e quindi mancano alcune, alcune lettere, però il contesto negativo di cui abbiamo parlato sembra meglio interpretare la formula Metu come Mavet, vedete? Morte metu sarebbe il, il verbo morire al, par, al, al plurale morti nello sheol vuol dire e vedete questa è Mavet. E allora vedete che anche qua vedete in rosso che c'è la stessa radice avete visto c'è il vav il mim e il tet e il tab vedete è la stessa ragi, radice e poi c'è appunto Sheol, che sono là degli inferi, questo qua è lo Sheol e questo è Sha'el, l'abbreviazione del nome. Allora vedete che se quei bambini, eh, che siamo all'inizio della, della storia umana, avevano dei nomi ebraici, ecco questo è tipico, Metushael è tipico perché è un nome composto, come gli antichi davano ecco, ai bambini, anche gli arabi fanno così. Eh? Ad esempio, un bambino me lo ricordo, il suo nome voleva dire Mio Pascolo. Ecco, e gli semiti facevano così. Però eh, nessuno gli può cambiare il nome e neanche tradurlo, no, eh, non esiste, non viene. Ecco. Provate, non so, a. A, a, a tradurre, non so, Fatima, eh, come fai? <ride> Chiaro che i nomi dei bambini sono la, la prova ecco, che l'ebraico è stata la prima lingua, oppure una delle, più, delle lingue più eh, importanti. Ecco, proprio nella culla della civiltà in Mesopotamia, appunto il territorio che è la culla ecco, dell'umanità, dove ci sono i reperti più antichi di tutto il mondo, e però c'era anche l'ebraico, perché è quasi uguale all'aramaico. Aram vuol dire Mesopotamia. Aram... Ar, ehm, Aram tra i due fiumi, il Tigri e eh, l'Ufrate si chiama. Ecco, vedete allora che eh, questi nomi ci dicono che Dio ha parlato in questa lingua fin da principio. Ecco, e, e poi eh, l'ultima cosa, ecco, questo qui è il nome di Yahvé. Ecco, Dio si, si può dire in ebraico: Yahvé. Oppure Elohim. Ecco, Elohim è il nome eh, comune, Yahweh è il nome proprio. Io ho un nome comune come tutti gli uomini. Io sono un uomo, però il mio nome proprio è Benedetto. Avete capito? Questo è il nome proprio di Dio. E allora vi faccio vedere. E come è composto il nome di Dio ecco, i più grandi filologi sono gli ebrei che e anche la Bibbia gli apostoli, i profeti interpretano così questo nome voi vedete ecco, la, il passato lo vedete nelle due EI che sono queste vedete eh, questa qua adesso non riesco a. Comunque, quelle in nero eh, indicano il passato. Ecco, lo Ud all'inizio indica il futuro, e il Vav ehm, al centro è una caratteristica del presente. Ecco. Questo è un, è un, hanno scoperto gli ebrei, perché i, i filologici migliori, questi ebrei, interpretano così. Però c'è anche un'altra interpretazione data dall'Apocalisse, quando Dio dice: Io sono colui che era, che è e che viene. Vedete? Allora eh, l'Apocalisse ci dà una conferma che il nome proprio di Dio vuol dire così. E questi sono eh, le. Il, il Vav si usa nel presente del verbo, le due Hei ecco, eh, che le vedete in nero sono il passato e lo Yud è il futuro. Ecco, allora vedete che questo qui, questo nome proprio di Dio, l'abbiamo al capitolo secondo della Genesi, quindi un, un, un manoscritto antichissimo che si deve pensare che fosse custodito alla reggia del Faraone, al tempo di Mosè. Perché? Perché i codici manoscritti costavano tantissimo, quindi erano proprietà o della reggia del re, le biblioteche c'erano solo alla reggia, e forse in qualche casa di, di nobili molto ricchi, perché i codici... Costavano tantissimo perché erano scritti ad inchiostro nei rotoli e ci volevano degli anni. È un libro un po' lungo, ci volevano degli anni e non si poteva cancellare. Ecco, poi noi vediamo qua sotto: vedete, qua ci sono questi eh, due punti qui, e qui c'è una specie di tau, di T. E sono le vocali, ma i manoscritti antichi non avevano neanche le vocali, c'erano solo le consonanti. Ecco allora l'ipotesi che si fa: innanzitutto, questa, questo studio che abbiamo fatto ci dice che il monoteismo non è nato tardo. C'era da prima, dopo che abbiano che il popolo col, col diluvio, eccetera, anche con la torre di Bobele si siano ribellati a Dio, un'altra cosa. Ma all'inizio eh, tutta l'umanità era monoteista: c'era un, un Dio solo che era Yahvé, perché Yahvé è il creatore. Perché si, parla anche, si parlava anche la, la lingua ebraica, che è un aramaico, probabilmente un dialetto aramaico della Mesopotamia, molto antico, forse il più antico, perché c'erano già i, pre, i progenitori ed è stato scritto così, e i loro figli avevano i nomi in ebraico ed erano viventi. Ecco, quindi abbiamo. <ride> Una prova vivente che l'ebraico antico oppure questo dialetto aramaico che veniva dalla Mesopotamia, è antichissimo, e probabilmente è il più antico. Ecco, poi dall'altra parte abbiamo, abbiamo visto che il, come alcuni dicono che il monoteismo è, molto, è, è nato molto tardi, e invece, non è vero. Il mondo era sempre, eh, è sempre stato monoteista fino a quando ci sono state le ribellioni contro Dio e allora sono nati gli dei pagani, eh, i miti senza tempo. Cosa vuol dire? Che sono delle storielle che sono nate dal nulla, mentre invece vedete che la, la Bibbia... La, la religione giudaico-cristiana è radicata eh, tantissimo nella storia, è una storia concreta in cui c'era la presenza di Dio con gli uomini. Ecco, e, quindi per concludere, ecco, bisogna sempre stare attenti. Ecco, adesso vi dico una cosa un po' difficile. Ecco, quando si fa la lettura sincronica, cioè è l'esame di quello che il codice manoscritto dice di sé, e che è la cosa migliore, perché abbiamo queste parole, questi nomi, ecco, tutto il racconto è la cosa migliore. Vedete che qui abbiamo compreso la datazione. Non si sa quando è stato redatto, però sicuramente, come dice anche il, il Martide Stefano negli Atti degli Apostoli, eh, c'era un codice che mh, Mosè ha preso quando era alla reggia del faraone e, e, e l'ha tramandato. Soprattutto la Genesi, invece, gli altri quattro libri del Pentateuco della, Gen delle, della Torah, della legge di Mosè, sono stati in parte scritti da lui e in parte da altri. Ecco, vedete allora che eh, sembrano combinare le cose. È chiaro che io ho fatto questa ipotesi, ma è l'ipotesi migliore. Per, che la fa Stefano e eh, non la faccio io, il martire Stefano, degli Atti degli Apostoli, dice che eh, Mosè era stato educato alla reggia del Faraone, quindi educato vuol dire c'è la parola proprio istruito. Era, era, dicevano che era grande in parole e opere, quindi anche in parole, era un uomo molto colto e probabilmente sapeva diverse lingue perché. Eh, la sapienza era una pre pre prerogativa dei ricchi e, e Mosè era stato ehm, il figliastro ecco, della figlia del faraone. Ecco. E questa secondo me è la ipotesi, non è una tesi, eh, però lo dice anche San Giacomo, io ci credo e secondo me gli antichi la sapevano molto più di noi. Pace bene a tutti e buona giornata.